24 novembre 1632 nasce il filosofo Baruch Spinoza. Di fede ebraica, entrò in contrasto con i rabbini sefarditi di Amsterdam, la cui comunità continuò a frequentare finché nel 1656, formalmente scomunicato, cambiò il suo nome traducendolo in latino e si fece chiamare Benedictus. Dopo un approfondito studio sul pensiero di Cartesio, pubblicò in forma anonima il Tractatus, che lo rese celebre e fu oggetto di discussioni nell'intera Europa. L'opera ha per oggetto critica biblica, filosofia politica e filosofia della religione, mettendo le basi per un'originale metafisica, il cui aspetto più innovativo è la teorizzazione della libertà di pensiero e di parola per ogni uomo. Fondamentali anche le sue proposizioni, tra le quali tutto ciò che è in Dio e nulla può essere o essere concepito senza Dio. La legge divina, che comprende le leggi di natura, è necessaria, eterna ed immutabile. Quindi i miracoli sono impossibili. Morì il 21 febbraio 1677, aveva 45 anni.